como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Oh. Yo voglio dare la parola al nostro sottosegretario degli esteri, grazie al quale l'America Latina esiste nuovamente nella politica italiana, dopo che per 8-10 anni era sparita dall'agenda della nostra politica. Questo è miopia assoluta, si può essere di destra, di centro, di sinistra, ma quel continente ha dei legami di sangue con noi, oltre a essere un continente che manda segnali importanti all'attuale come posso dire, incapacità di comprendere dove va il mondo dei poveri adesso, dell'Europa. Allora io, mentre lo ringrazio, dico qui che le opinioni che abbiamo espresso finora sono puramente personali, di Maurizio Chierici, di Gianni Minà e del professor Ippolito, perché potrebbe essere strumentalizzato tutto questo, e noi non abbiamo nessuna intenzione di strumentalizzare, vogliamo solo aiutare Yolanda a fare in modo che sua figlia e tutti i sequestrati tornino in libertà. Quindi sciogliamo da ogni responsabilità sul nostro parlare Donato Di Santo e gli cedo la parola. Dicevo Gianni Minà che non è per questo, per sottolineare il fatto che quando lui si riferiva a questa una delle tante terribili morti, la morte di un dirigente, di un importante dirigente politico assassinato proprio all'aeroporto civile di Bogotà, non era dell'M19, ma non era per sottolineare questo, era Bernardo Jaramillo, dirigente del Partito Comunista Colombiano e dell'Unione Patriottica, era per sottolineare che cosa? Non tanto l'errore di persona, perché ahimè nel caso della Colombia è facile fare questi errori, perché purtroppo tanti sono queste vicende, ma era per sottolineare un'altra cosa naturalmente, e cioè che Bernardo Jaramillo stava cercando, è stato uno di coloro, certamente non il solo, ma purtroppo quasi tutti sono finiti allo stesso modo, uno di coloro che stava cercando di creare un'alternativa alla violenza, un'alternativa al fatto che l'unico strumento eventualmente possibile per esistere sulla scena politica dovesse essere la violenza. E stava cercando questa alternativa attraverso questo strumento della Unione Patriottica, che era un contenitore, chiamiamolo così, politico, una forza politica, che poteva rappresentare in quel momento storico una prospettiva di pace, una prospettiva per cui coloro che in un certo momento della loro storia avessero pensato che soltanto attraverso le armi fosse possibile risolvere i problemi storici del paese, potessero trovare un luogo dove attraverso le istituzioni, la politica, la battaglia delle idee, il confronto democratico, la stessa cosa potesse succedere. Bene, sono stati circa, la cifra esatta purtroppo non la si sa, circa 5.000 gli assassinati uno per uno, in questo caso non erano stragi, erano singoli omicidi uno per uno, i dirigenti, i militanti, gli esponenti sindacali, politici, istituzionali, dei poteri locali, della Unione Patriottica, che sono stati uno per uno assassinati e liquidati. Questo è il messaggio che concludo, che vorrei che con affetto, con impegno, con serietà, senza superficialismi, arrivasse a una persona che non solo è una straordinaria persona, una straordinaria madre, ma è anche una persona che, come anche la frase che prima ci citava il professor Ippolito ce lo dimostra ancora una volta, sicuramente le cose che adesso ci dirà, come tante altre volte ce lo dimostreranno, è una persona che sa giudicare i fatti, che sa andare oltre il dolore, il dramma personale, e quindi un grazie ancora a Yolanda Polesio. Bisogna far presto. Pietà Cordova, la senatrice che si batte per il contatto, per il dialogo, per stabilire un qualunque legame con le parti in causa, minacciata giorno dopo giorno, e la situazione diventa ogni giorno più preoccupante.
Ignoranda parla con Piedade e sente che Piedade adesso ha paura per davvero. Allora capite che la situazione precipita quando si è così intransigenti. Non si può poi, per esempio, sopportare, come è avvenuto in Colombia l'anno scorso, la strage di San José di Apartadó, dove dei contadini che si erano dichiarati comunità di pace, nel senso che si tengono fuori sia dalle azioni del governo sia dalle azioni della guerriglia, hanno pagato il prezzo di questa neutralità essendo sterminati. Non sappiamo ancora come e chi l'ha fatto, dicono che l'hanno fatto i militari. Cioè la situazione non è per niente, leggera. Ha incominciato a parlare, finalmente è arrestato, anche se vive in una pensione di lusso che sembra Lincoln, questo capo dei paramilitari, Mancuso, ha incominciato a fare un po', a lanciare segnali, a fare un po' di nomi. Questo è costato finalmente il cambio di alcuni ministri, il cambio di alcuni direttori di strutture dello Stato. Cioè, questo è grave, cioè in un paese dove parla il capo dei paramilitari e se ne devono andare alcuni ministri importanti e alcuni dirigenti importanti, vuol dire che questo tumore dei paramilitari occupa sicuramente la inquina la politica